Le fake news, una piaga sicuramente molto, molto di moda in questo periodo, ormai da un po' di tempo, è sicuramente rafforzata anche dal fatto che internet amplifica qualunque notizia, vera o falsa che sia. È una piaga sicuramente, ma le fake news diciamo che vanno e vengono, spesso hanno vita breve, anche se è vero che spesso si ripropongono. Anche a distanza di tempo, ma soprattutto la cosa pessima è che anche quando ne muore una ne nasce subito un'altra, se non di più. E quindi ormai sono diventata una presenza continua nel nostro mondo e diventa anche in molti casi difficile distinguere tra invece notizie importanti e altre assolutamente false o comunque fuorvianti. Io però in questo breve contributo che vuole essere certamente esauriente, ma vuole semplicemente essere una piccola chiacchierata su un tema che a me sta a cuore, sono le, diciamo, fake news permanenti, possiamo chiamarle così con un linguaggio moderno. Ad esempio ce ne sono alcune che sopravvivono da migliaia di anni, praticamente da quando esiste, la civiltà umana. A me è una, diciamo, bufala, chiamiamola così, che mi è sempre stata un po', come dire, sullo stomaco, forse per la mia formazione, non so, forse per quello, forse non so, per altri motivi, è l'astrologia. Attenzione, l'astrologia, lo scandisco. Infatti io sono sempre stato un appassionato di astronomia, che invece, lo riscandisco, astronomia è tutta un'altra cosa. Ora, perché mi voglio... voglio parlare di questo argomento? Beh, appunto perché secondo me credere nell'astrologia è abbastanza curioso per questo motivo. Uno potrebbe dire: tu sei come dire, un vanitoso o comunque un esaltato perché sei convinto che solo la scienza dice cose giuste, e quindi potrebbe benissimo esistere un'interazione tra astri e persone fisiche, semplicemente noi non siamo ancora in grado di comprenderlo. Io invece non critico questo concetto dell'astrologia, per quanto non creda neppure in questo, ovviamente, ma partirei dal presupposto, e chiunque dovrebbe essere d'accordo, anche un convinto assertore diciamo, degli influssi astrali sugli esseri viventi, che comunque devono esistere sia la causa che l'effetto. L'effetto saremmo noi, o quantomeno chi subisce l'effetto, per chiarire meglio, e la causa dovrebbero essere queste costellazioni, no? Cioè, se io dico che ne so, se io il sole passa nella costellazione del toro, allora io vincerò la lotteria, per dire, faccio ovviamente un esempio stupido, quantomeno la costellazione del toro deve esistere, d'accordo? Perché se no sarebbe come dire che un cavallo alato, non so, è sceso a terra, mi ha preso e mi ha portato a fare un giro. D'accordo, benissimo. Allora, diciamo che questo piccolo, come dire, video che sto facendo vorrebbe dimostrare che manca la causa, cioè la causa non esiste e quindi ovviamente non ci può essere neanche l'effetto. Questa è la mia critica, che poi non è una mia critica, sia chiaro, è una critica portata avanti da moltissimo tempo, ma evidentemente non è sufficiente a convincere molti. Comunque, andiamo a chiarire meglio perché la causa non esiste. Cioè, la mia affermazione è che le costellazioni non esistono, d'accordo? Attenzione, non le stelle, le costellazioni, d'accordo? Allora, per farlo andiamo a vedere questa schermata e parliamo di distanza apparente e distanza reale. Per adesso consideriamo due persone, cioè io voglio fare una fotografia, mi trovo, o sarebbe l'osservatore, quello che ha la macchina fotografica in mano, voglio fare una foto a, che ne so, a due amici, amiche, fate un po' come volete, che si trovano in queste posizioni. D'accordo? Ora, naturalmente, cosa succederà? Succederà che io posso tranquillamente disegnare la distanza, no? Dell'osservatore da A e analogamente quella dell'osservatore da B, e posso dire che la distanza AB è
reale e apparente. E perché posso dirlo? Beh, perché l'omino che sta sulla macchina fotografica vedrebbe questo sarebbe il protagonista della foto che chiamiamo A e questo sarebbe il protagonista della foto che chiamiamo B e li vedrebbe paragonabilmente grandi, d'accordo? Al di là delle differenze di altezza effettive. E quindi questa distanza, d'accordo, si può dedurre che A e B sono veramente vicini tra loro, d'accordo? Ora, supponiamo che il nostro fotografo voglia fare una foto di effetto in cui c'è uno sfondo, quindi ci sarà sempre il nostro osservatore O, qui ci sarà l'oggetto A e qui ci sarà lo sfondo B che potrebbe essere un'altra persona, la stessa di prima, messa in questa posizione. Ora, quello che io affermo, che non è che lo affermo io, ma mi pare che lo afferma la logica, quindi non voglio nemmeno essere, come dire, io a dire questa cosa perché è talmente evidente. Allora, questa sarebbe le linee di visuale e ora se io prendiamo un colore un po' diverso, questo punto qua, che chiamerei B' è quello che vede in proiezione l'osservatore. Però qual è la differenza? La differenza è che l'osservatore che fa la fotografia, lascio questo colore tanto per, vedrebbe l'omino A in questo modo e l'omino B in questo modo. Ovviamente questa è una stilizzazione, ma l'osservatore sarebbe in grado di discernere tra questa situazione in cui la distanza apparente e la distanza reale coincidono, da questa situazione, d'accordo? In questo caso, qui ci dovrei mettere un primo e direi che AB' non può più essere definita distanza reale, questa è una distanza apparente e è del tutto evidente che la distanza reale, che sarebbe questa, scusate se non ho usato il righellino, tanto per la, diciamo che logicamente non dovrebbe creare problemi, allora quindi avremo che AB, che è la distanza reale, è tale da essere molto maggiore di AB'. Però, appunto, in questo scenario è perfettamente distinguibile la situazione 1 dalla situazione 2 e chiunque se ne accorgerebbe. E fin lì direi che non ci sono problemi. Benissimo, ora andiamo a vedere cosa succede però se io guardo il cielo e guardo due stelle. Io sono sulla Terra, sono l'osservatore O, guardo il cielo, vedo una stella nel punto A, che chiameremo appunto stella A, e una stella nel punto B. Naturalmente anche in questo caso avremo questa situazione. E cosa vedrà il mio astrofilo o astronomo? O se volete astrologo, visto che esistono anche loro, nella proiezione del cielo, vedrà un puntino che è la stella A e un puntino lì, diciamo, vicino che è la stella B. E quindi, giustamente, potrebbe dire che le due stelle sono vicine. Il problema è che questa quindi è la situazione 1. Ma se ci fosse questa situazione 2, in cui abbiamo il nostro osservatore O, abbiamo la mia stellina A, e abbiamo la mia stellina B e quindi andiamo a individuare le distanze. Scusate, lì sono molto impreciso, ma onestamente non è lo scopo, non è fare dei bei disegni, ma capirsi. Ora, in questo punto noi abbiamo B'. Allora, cosa vede il nostro osservatore anche nel caso 2, quindi questo è quello che vede nella sua fotografia nel caso 1. Il problema è che nel caso 2 il nostro caro fotografo astronomico vedrà la stessa cosa, l'unica differenza,
Notate che io qua ci ho messo B'. Questa è una distanza apparente. Ok, mentre questa è apparente ma è anche reale. D'accordo? Ma come faccio a distinguere tra la situazione 1 e la situazione 2 se io le stelle le vedo sempre come puntini? È del tutto evidente che è impossibile distinguerle. Quindi, in realtà, se io ho una costellazione qualsiasi, pigliamo il mitico carro dove c'è l'orsa minore, dove c'è la stella polare. Io adesso faccio un disegno assolutamente, come dire, un disegnetto proprio tanto da avere un'idea e basta, no? Scusate, ma mi è venuta malissimo, ma direi che anche qua lo scopo non era quello. No, io adesso ci ho messo questi connettori, li vedete? Questi connettori li metto di proposito perché sono l'errore, cioè se io metto questi connettori, ed è quello che il nostro cervello fa, è come se io immaginassi che questa struttura sia una struttura fisica, d'accordo? Ma questa, ragazzi, scusate la notizia, non esiste. E non esiste semplicemente perché queste stelle che chiamerei A, B, C, D, E e F sono a distanze tutte completamente diverse tra loro. Ci possono essere delle differenze di 100, 1000, 10.000, 100.000, anche un milione di volte. Perché purtroppo le stelle nel cielo si vedono tutte come puntini. Non c'è l'unica stella che non è un puntino è il Sole. E oltretutto anche questo rafforza quello che sto dicendo in questo piccolo video, perché insomma, molte persone pensano che il Sole sia la stella più grande dell'universo, ma non è vero, so benissimo che molti non lo pensano, però vi posso assicurare che molti lo pensano, non ovviamente perché sono persone sciocche, ma semplicemente perché non sono state istruite molto sulle nozioni di astronomia, o comunque non hanno avuto l'interesse di istruirsi per conto proprio. Perché se uno ha delle basi di astronomia sa benissimo che il Sole è una stella medio-piccola e che ci sono stelle spaventosamente più grandi. Le vediamo come puntini solo a causa della grande distanza. Allora, in buona sostanza, io cosa ho fatto con questo piccolo, diciamo, video? Io ho semplicemente fatto vedere che le costellazioni non esistono. E ripeto, non lungi da me pensare che di aver scoperto l'acqua calda, ovviamente. Questo è semplicemente un invito a riflettere su una cosa che sicuramente tutti potrebbero capire e tutti capiranno, basta sforzarsi un attimino e informarsi un attimo e usare la scienza e le nozioni che abbiamo oggi sulla distanza delle stelle invece che la, come dire, ciò che invece è noto dal passato o comunque che potremmo chiamare superstizione, ecco, d'accordo? Quindi, tornando a noi, le costellazioni non esistono e quindi non può esistere alcun effetto sulle persone, non perché questo effetto non possa esistere di per sé, ma perché manca la causa che lo genera, d'accordo? Bene, e concludo dicendo che purtroppo però, intanto che si potrebbe paragonare l'astrologia a credere che volano gli asini oppure che ci siano i cavalli alati, però quello che mi spiace molto da sempre, fin da quando sono bambino, fino ad oggi ormai purtroppo sono passate molte primavere, io ho sempre visto riviste che parlano di astrologia e che sprecano fior di pagine nell'indicare relazioni di questo genere e inoltre addirittura ci sono programmi televisivi o riviste che lavorano in questo campo. Sarebbe come dire, io mi aspetterei di vedere delle riviste che parlano dei cavalli alati oppure appunto degli asini che volano, ma evidentemente la credenza dell'astrologia è particolarmente radicata e non è facile da eliminare. Concludo dicendo che questo video non sarà certamente un granché e non avrà magari smosso nulla, ma se anche su 7 miliardi e oltre di abitanti del pianeta ce ne fosse anche solo uno che guardando questo video ha cambiato idea e quindi prima credeva nell'astrologia e ora non ci crede più, mi ritengo comunque soddisfatto. Grazie a tutti per l'attenzione.
Buongiorno.